Bentornati a Masterbug, cucinare con gli insetti. Oggi vedremo una nuova ricetta, una ricetta dolce, una ricetta stuzzicante. La potete già vedere qui. Sono dei fantastici biscotti fatti con farina di grilli e decorati con delle cavallette caramellate. Quindi una cosa diversa dal solito, e andiamo a vedere la preparazione e gli ingredienti. Allora, innanzitutto abbiamo bisogno chiaramente di farina, sia una farina, in questo caso utilizzo già un preparato per biscotti, quindi una farina già zuccherata, ma chiaramente poi anche una farina di grilli già macinata. Dopodiché ci servirà del burro fuso, ci servirà un uovo, per la glassa ci servirà dello zucchero a velo e dell'acqua, mentre per caramellare le nostre locuste ci saranno chiaramente le locuste e dello zucchero che andremo poi appunto a creare del caramello. Bene, prima di tutto andiamo a unire gli ingredienti, quindi le due farine, il burro fuso e l'uovo. Creeremo un panetto di pasta che andremo poi a posizionare in frigo per almeno mezz'ora. Ritorniamo quindi con il nostro panetto ripreso dal frigo, lo stendiamo e andiamo a livellarlo per poi, tramite uno stampino, andare ad imprimere una forma per fare i biscotti. Una volta creati con lo stampino i nostri biscotti, andiamo ad adagiarli sulla carta forno ed ad inserirli nel forno per circa 15 minuti ad una temperatura di 170 gradi. Per la glassa andiamo a unire lo zucchero a velo con un po' di acqua. Andiamo, utilizzando una frusta elettrica o una frusta a mano, a sbattere appunto i due ingredienti fino a formare un composto che sia liscio sia che sia un po' sostenuto, quindi non sia troppo liquido. Andiamo quindi a creare anche il caramello, che ci servirà appunto per rendere le nostre locuste uno snack dolce e quindi utile poi a essere posizionato sui nostri biscotti. Quindi andiamo semplicemente ad inserire in un pentolino con chiaramente una fiamma accesa sotto lo zucchero, uno zucchero bianco e un po' di acqua, e attendiamo che l'acqua evapori. Una volta evaporata l'acqua, vediamo che il caramello ha un colore molto più scuro, molto più intenso. Ancora caldo, andiamo ad intingerci dentro le nostre locuste e lasciamole raffreddare. Sfornati i biscotti, ancora caldi, andiamo a posizionarci sopra la glassa bianca. Quindi prendiamo le nostre locuste caramellate e andiamo a posizionarle, una direi, sopra ogni biscotto per creare appunto i nostri biscotti con farina di grilli decorati con locuste caramellate. Se la ricetta vi ha interessato, vi ha stupito, vi ha incuriosito, continuate a seguire il mio canale, perché qui noi cuciniamo insetti. Alla prossima puntata!